Buonasera, questa sera finalmente parleremo dei sistemi di informazione geografica, per l'appunto il software per la gestione dei dati geografici, in questo caso QGIS, un software libero per lo studio del territorio, il software open source, facile da usare, sotto licenza New General Public Licenses, ed è un progetto ufficiale della Open Source Geospatial Foundation, l'OSGEO. Funziona su vari sistemi operativi e supporta i vari formati vettoriali, raster, database ed ha svariate funzionalità. A cosa serve questo tipo di software? Questo software serve per creare mappe, per modificarle, per visualizzarle, analizzare i dati di una mappa, pubblicare le mappe che si realizzano e le informazioni geospaziali dalle quali possiamo estrarre i dati, appunto, diffonderli e condividerli. Questo progetto è sviluppato da una comunità di volontari che accetta volentieri qualunque contributo, sia della compilazione del codice che anche della segnalazione dei bug, della loro correzione, della documentazione, le traduzioni del software, tutto ciò che una comunità che supporta il software libero ha bisogno di volontari e persone che siano in grado anche di dare una mano. A volte non serve essere esperti, ma può capitare di incappare in un bug su un software che si sta utilizzando, fare la segnalazione è già un gran contributo. Si può aderire tramite la mailing list, fare le segnalazioni o partecipare in questo caso anche per QGIS, al QGIS, StrexExchange.com, che è un sito che appunto in cui vengono, come dire, segnalate o c'è una comunicazione appunto diretta con la comunità. E se siete interessati, basta andare nel sito di QGIS e registrarsi e partecipare. Questa è nella foto, come potete vedere, sono alcuni dei volontari che si trova ogni anno in un paese diverso, in cui si incontrano per realizzare e sviluppare il progetto. Da questo sito possiamo scaricare il software. Il software ha una versione aggiornata e una versione, in questo caso siamo alla versione 3.10.2, e ad ogni versione viene dato un nome di una città. Per la 3.10 a Corugna, mentre per la versione a lungo termine, in cui hai i repository che vengono sostenuti a lungo termine per più anni, che è quella che utilizzerò io questa sera, è la 3.4.15 e che è Madeira, che è un'altra città. Se vogliamo installare il software, troviamo tutte le indicazioni appunto nel sito, per la distribuzione Linux che noi utilizziamo, da Debian, Fedora, OpenSUSE e quant'altro. Per quanto riguarda le più classiche, io sto usando in questo momento una distribuzione basata su Ubuntu. Cosa c'è da fare? Innanzitutto aggiungere alla source list della nostra distribuzione le linee per i repository specifici di quella distribuzione. In questo caso, ecco, vedete adesso, eccolo qua, deb, QGIS.org, Ubuntu LTR, Bionic, che è la mia distribuzione. Ho inserito nella source list queste due stringhe, ho fatto l'update e poi, come risultato dell'update, mi dice che avevo un problema con le chiavi di cifratura. Ho trovato la soluzione col sudo apt-key, eccetera, le ho inserite dentro e poi ho provveduto all'installazione con l'apt install QGIS e il QGIS plugin GRASS. GRASS è un altro software libero che tratta sempre dei dati geografici, insomma, ed è uno dei software storici per quanto riguarda lo studio del territorio. Allora, se siete riusciti ad installarlo, bene. La prima cosa, ecco, quello che ho intenzione di fare io questa sera è dimostrare come realizzare una mappa, una piccola mappa di Vicenza estrapolata dalla regione Veneto. Allora, una mappa in grande della regione Veneto con una piccola finestrella dove si vede il centro di Vicenza, una cosa semplice che si può fare. Per cui inseriremo la mappa, le griglie di riferimento ai meridiani paralleli, le
le frecce del nord, la barra di scala e le etichette o quant'altro che poi vedremo. Allora, quando si usa questa tipologia di software, una cosa che è consigliabile fare è organizzare bene i dati. Una cartella per i progetti, una cartella per i file raster. I file raster sono i file che praticamente sono immagini, detta semplicemente proprio, i dati vettoriali invece che sono linee, punti e superfici. E poi lo strumento che ci permetterà poi di realizzare la mappa, che è la stampa del layout. Per quanto riguarda i modelli, cioè le stampe, possiamo fare una cartella anche per le stampe, per quanto riguarda la cartella dei modelli, perché noi possiamo creare dei modelli sia per quanto riguarda, ad esempio, il foglio di mappa, se io ad esempio sono abituato a stampare in A3 con quel titolo, con quella mappa, in quella scala, eccetera, mi posso creare dei modelli, oppure anche degli stili, una cartella magari degli stili che possono essere gli stili dati, che so, se metto su un livello di strade, voglio che le strade siano sempre gialle, voglio che magari che le case vengano grigie, insomma, dipende poi io come lavoro e su che progetto lavoro. Dunque, organizzare bene i dati è una cosa fondamentale. Va bene, queste sono informazioni che trovate nel sito. Qua fa riferimento appunto ai repository, come dicevamo prima. Ecco qua la pagina che abbiamo visto. Facciamo finta di aver già installato tutto. Apriamo QGIS e troviamo questa pagina. Non troverete i progetti recenti, perché queste sono le prove che ho fatto io. Troveremo una schermata vuota che è la schermata di mappa. Quello che andremo a inserire noi nella cartella dei layer, pensiamo a un software ad esempio di disegno grafico, come può essere GIMP, o non so, un disegno grafico anche tecnico, che lavora a livelli. Noi mettiamo all'interno un file che contiene degli oggetti, possono essere superfici, oppure, non so, se nel caso di raster, delle mappe, dei disegni, che non sono magari modificabili, e viene visualizzato quello che inseriamo qui nella mappa, okay? In maniera poi da poterli spostare, sovrapporre uno all'altro in base alle nostre necessità. Ok, allora adesso andiamo ad aprire un progetto. Ecco qua appunto la mia versione 3.4. A questo punto, allora, apriamo un nuovo progetto ed ecco che si presenta vuoto. Allora, nel nuovo progetto io ho bisogno dei dati. Questo è un altro fattore importante. Dobbiamo sapere dove magari possiamo recuperare dei dati che ci possono essere utili. Cioè, io ho fatto riferimento per comodità al sito dell'Istat. Se io vado nel sito dell'Istat e cerco limiti amministrativi, trovo questa pagina in cui posso scaricare lo zip dei limiti amministrativi dell'Italia. Allora io premo sullo zip, incomincia il download, come potete vedere posso salvarlo, io l'ho già fatto, non lo faccio. Ad esempio un'altra risorsa è il portale cartografico nazionale, trovo degli altri dati che hanno a che fare magari con l'idrografia, con l'ambiente e tanto altro, come può essere nel sito del geoportale della Regione Veneto. Vediamo un po', eccolo qua. Ecco, da questo sito possiamo estrarre, scaricare dei dati che ci possono essere utili, appunto come nel portale cartografico, però più specifici per la regione, può essere anche, so, le zone riferite, che so, a bosco o le aree protette o quant'altro, insomma. Ok, per quanto riguarda il sito dell'Istat, allora questa è la pagina principale. Allora io cosa ho fatto? Nel motore di ricerca ho cercato Istat limiti amministrativi e trovi questa pagina. Qui ti spiega un po' come sono strutturati i limiti amministrativi, i codici e quant'altro, le informazioni che trovi all'interno dei file. Vai su zip nell'ultimo, nel 2019, fai la versione più dettagliata. La scarichi e all'interno trovate i comuni, le province e la regione. Il RIPGeo sarebbe ripartizione geografica, credo che sia nord, centro, sud, se non mi sbaglio. Ecco, scaricati i dati, andiamo sulla nostra mappa. Cosa facciamo? So che i dati dell'Istat sono dei dati vettoriali. Allora faccio la selezione
aggiungo un file vettoriale o tramite icona o dal menu a tendina, vettore, layer, aggiungi un layer vettore. Per comodità andiamo tramite l'icona e vado in cerca database del vettore. Ok, mi trovo già come vedete nella mia cartella GIS dei vettoriali, miti amministrativi e vado a prendere la cartella regione. Allora, trascurando l'ultimo file, quest'altro che vedete, ecco questa è un'informazione più, fanno parte dello shapefile. Ecco una caratteristica degli shapefile. Io preferisco usare il GeoJSON come formato, che hai 1, 2, 3, 4, 5 file per definirne uno, per definire un vettore praticamente perché deve essere georeferenziato, se ha dei dati, che so come può essere appunto l'Istat, la superficie che viene inserita in questo dato, allora abbiamo il DBF che contiene i dati, c'è il file PRJ che è un file che contiene la proiezione, cioè su come è stato proiettato quel dato e che coordinate ha e come si aggancia in questo caso alla mappa che sto creando. Per caricarlo scelgo lo shapefile. Seleziono e apro e posso fare aggiungi e poi chiudo. Ecco, sì, il mio layer della mappa dell'Italia suddivisa in regioni. La mia intenzione era quella di usufruire solo la regione Veneto, di fare una mappa appunto come dicevo prima sulla regione Veneto. Allora adesso andiamo a selezionare, vediamo i tool di selezione che li troviamo qui in alto, questa qua. Allora, ci sono vari modi di selezionare in base alle necessità, o per elemento, poligono, libero, mano libera, cerchio, eccetera. Per l'elemento seleziono l'elemento e l'ho selezionato. Altro metodo può essere, dunque questa serve a deselezionare, altro metodo può essere quello della selezione per elementi, ad esempio se io so che il mio dato è denominazione regione, allora scrivo Vene. Ecco che già mi viene fuori, lo seleziono, ok, faccio seleziona elementi, ecco che mi viene selezionato, deseleziono. Un altro modo è con delle espressioni tramite l'editor, tramite le funzioni in SQL, un linguaggio SQL, io posso far cercare allora i campi e i valori del mio livello, è la denominazione regione. Gli dico che sia uguale a, virgolette, Veneto, chiuso le virgolette, eccolo qua, mi dà il risultato. Allora possiamo vedere, mi sposto qua, seleziono elemento, eccolo qua. Cioè, svariati modi di fare una selezione in base sempre alle necessità, in base a quanti dati abbiamo e quant'altro. Ulteriore, che fa anche parte per conoscere i layer che noi andiamo a mettere nella mappa. Sul livello che noi inseriamo, sull'area che noi inseriamo, destro mouse e troviamo le proprietà dell'oggetto del livello che noi abbiamo messo. Le proprietà sono molteplici. Si possono fare delle variazioni sulle proprietà del layer che abbiamo messo, come ad esempio i colori, la forma e quant'altro, aggiungere etichette o quel che sia. Dunque, ad esempio, questo qua è per se vogliamo una mappa categorizzata. Qui ci sono varie funzioni che possiamo cambiare la nostra mappa già che ti aiutano nel cambiarla. Come categorizzata, allora lo categorizzo. Come voglio categorizzarlo? In base alla colonna della denominazione e come lo vuoi, che tipo di colore. Qua mi dà un random colore, gli dico mi va bene, dai, classificamelo. Ecco che mi dà le 20 regioni suddivise per colore. Faccio applica ed ecco che ho l'Italia suddivisa per colori nella regione. E da qua puoi fare tante altre cose. Gli do l'ok, tanto per curiosità, insomma. Altra selezione, altra tipologia di selezione, sempre col destro mouse oppure doppio clic sul layer. Destro mouse, vado nella apri tabella attributi. Questa è la tabella attributi che fa parte di quello shapefile che erano quei 5 file in cui ci sono delle informazioni aggiuntive. Devo trovare il Veneto e come faccio? Faccio una ricerca, ci sono vari modi per ricercarlo, o mi metto, eccolo, lo vedo qua e lo seleziono, ecco che me lo seleziona.
Oppure deseleziioniamo un'altra forma di selezione, mostra tutti gli elementi, filtro campo, do denominazione regione, vado a scrivere Veneto, ok, case sensitive, dunque maiuscolo minuscolo che lo scrivete, lui lo trova, premo qua, Veneto, e lo seleziono. Quando lo seleziono, eccolo qua, mi si vede anche lì. Ecco per cui. In base un po' alle necessità, alla quantità di dati, perché metti che hai tanti dati che non si riesce a capire, adesso proviamo magari un altro caso. Ok, l'abbiamo selezionato, dopo vedremo un altro sistema, e cosa faccio? Mi estraggo solo il Veneto, del resto delle regioni non mi interessa perché non è scopo del mio progetto. Allora, cosa faccio? Destro mouse sempre e lo esporto. Elementi, salva elementi come. Allora, in questo caso nel formato trovate i vari formati in cui potete estrarlo, estrapolarlo. Io lo estrapolo in GeoJSON, preferisco questo formato di file. Questo è il formato. Il nome del file lo vado a mettere comunque nei vettoriali. Eccolo qua. Limiti amministrativi, scusate, regione, Veneto, io l'avevo già salvato, voi scrivete Veneto soltanto, vedete qua sotto l'estensione del file, va bene, e faccio salva, gli è dato il nome. Il sistema di riferimento, in questo caso nativo di questo file, è un VGS 84 UTM, Universal Traversal Demarcatore, zona 32N. Questi sono sistemi di proiezione della cartografia da coordinate geografiche, grazie a coordinate cartografiche, per poi poterle visualizzare su un piano, che la difficoltà sta nel visualizzare una superficie curva sul piano. Tu la stendi sul piano, devi per forza deformarla. Il fatto che esistano dei sistemi di riferimento e poi delle proiezioni sui diversi piani che vengono adottati è per diminuire quanto più possibile la deformazione di queste cartine. Per cui ogni stato avrà una sua proiezione in base alla necessità e alla qualità del dato che magari vuole ottenere, insomma. Ecco qua, ad esempio, possiamo scegliere i diversi sistemi di riferimento. Ok? Io il mio progetto è nato, se noi guardiamo qui in basso, è il sistema di riferimento di partenza con la sigla EPSG. Allora, cosa faccio? Nella codifica vado a salvare solo le geometrie selezionate perché io voglio solo salvarmi e crearmi un file GeoJSON con solo il Veneto. Qui ci sono i campi in cui io seleziono tutto, di solito sono già flaggati. E ci sono altre opzioni che tralasciamo, manca qualcosa, ecco, voi troverete l'ok, io non ce l'ho perché non ho messo il nome, eccetera, fate ok e salvatelo. In questo caso io vado a caricarmelo dalla mia cartella, dunque Regione, Veneto, GeoJSON, apri e aggiungi, chiudi. Allora, se io spengo, ecco che ho solo la Regione Veneto. Ecco, in questo caso abbiamo salvato la nostra. Ecco, senza fare zoom, sposta, eccetera, sempre nel layer, destro mouse, zoom sul layer e ve lo centra bene nella finestra di mappa. Adesso io vorrei aggiungere anche il comune di Vicenza, stessa cosa che troviamo nei dati che abbiamo scaricato dal sito dell'Istat, limiti amministrativi, comuni, andiamo a inserire lo shape dei comuni, apri e aggiungiamo. Ok, adesso qua è un po' difficile trovare i comuni di Vicenza, devo mettermi lì a andare in cerca, seleziono a caso o meno, invece con tutte le tipologie di selezione che vi ho fatto vedere prima è già più facile trovare il dato. Allora, o posso con quella funzione che abbiamo visto prima, allora vediamo comune, Vicenza, ecco qua una cosa interessante, io seleziono Vicenza e faccio selezione. E vedete che me ne vengono, cioè mi escono due perché c'è, mi sembra il Lugo di Vicenza, se non mi sbaglio. Poi viene compreso che può succedere che tu fai una selezione, magari non ti accorgi, dobbiamo stare attenti anche a questi piccoli particolari. Però cosa succede? In questa maschera abbiamo anche la possibilità di dire uguale a, cioè
La mia selezione, il dato che cerco, deve essere uguale, non è Vicenza e altro, non è contenuto, però deve essere proprio così. E allora ecco che ho la mia selezione. Se volete farlo più semplice, come si diceva prima, seleziona elementi e allora facciamo una selezione di questo tipo con il comune uguale a, che è la stessa cosa che abbiamo fatto prima, allora solo che dobbiamo scriverlo in un modo che la macchina capisca, selezione, e lui mi dice un corrispondente elemento selezionato, vuol dire che era già selezionato, no? Oppure che ce n'è uno che va bene. Per cui tra tutti i vari sistemi che vi ho fatto vedere, basta perché sennò non finiamo più. Ho selezionato il mio comune, destro mouse, esporto il mio dato, lo esporto in questo formato, vi ricordo sempre i vari formati che potete trovare qua e scegliere. Il nome del file lo chiamerò vettoriali, limiti amministrativi, in questo caso comune, Vicenza, GeoJSON, e lo salvo. Lascio il mio sistema di riferimento, ecco questo qua, questo sistema di riferimento è nativo del file che io ho importato dall'Istat. Seleziono solo le geometrie selezionate. Gli dico, come vedete la seconda flag prima non l'ho detto, però posso anche toglierlo e lui non me lo aggiunge nella mappa, mentre qua te l'ho già flaggato, vuol dire che appena tu hai fatto la selezione, hai fatto il salvataggio del file, te lo carica già in mappa, non devi andare in cerca e altro. Seleziono tutti i campi che contiene quel dato e faccio ok. In questo caso io, siccome avevo già salvato il tutto, vado a selezionarmelo. Questo qua facciamo un altro, come si dice, un'altra tipologia di ricerca come abbiamo fatto prima, tramite il browser comuni, Vicenza GeoJSON e doppio clic, eccolo qui, si è caricato. E ce l'abbiamo lì, possiamo togliere i comuni, facciamo zoom sul layer del Veneto e abbiamo la cartina di Vicenza e anche del Veneto. Bene. Sarebbe carino avere una mappa di sfondo, una mappa che comprenda anche un po' tutto l'intorno che ci possa essere utile. E adesso parleremo di un'altra caratteristica di QGIS che lo rende questo software così usato da molti che si occupano di dati, di territorio o quant'altro, ed è il plugin. Il plugin, allora, gestisci e installa plugin sotto al menu a tendina plugin e si apre questa finestra. Qui troviamo tutto quello che è installato, quello che non è installato, possiamo fare delle selezioni. E qui andiamo in cerca del plugin che è Quick Map Service. Ok, eccolo, trovato. Selezionatelo e fate installa plugin. Io ora installa perché ce l'ho già installato. Fate installa plugin, il plugin si installa. Qui potete trovare informazioni sul sito di sviluppo, le caratteristiche del plugin e quant'altro, insomma. Allora, se avete caricato il plugin, sotto al menu a tendina del web trovate Quick App Service. Voi non troverete subito averlo installato, tutte queste opzioni di mappe che potete trovare a disposizione. Ne trovate alcune perché a me interessa innanzitutto OpenStreetMap, che dovreste trovare senza problemi. Ok, lo selezioniamo, troviamo varie tipologie di cartine di OpenStreetMap, come il landscape che ci fa vedere le curve di livello in base a quello che vogliamo fare, quant'altro. Mettiamo la standard ed ecco che abbiamo la nostra mappa di sfondo, però non riusciamo a vederla, c'è questo layer che abbiamo installato, questo file GeoJSON X Shapefile, che è una superficie. Gli abbiamo dato il pieno prima, no? C'è un colore pieno. Possiamo cambiargli le caratteristiche. Vado su Veneto, doppio clicco destro mouse e vado nelle proprietà. Seleziono riempimento semplice e gli dico, vedete nel menu, gli dico che non voglio più il pieno, lo voglio vuoto. E che, vediamo se riesco un po' a diminuire. Ok. E che il profilo che rimane, il colore del tratto del perimetro, e lo voglio più grosso.
Ok, allora metto un 5 e faccio applica e vedo se mi può andare bene. A me piace così. Se non mi piace, senza continuare a entrare, uscire, riaprire la finestra, cosa abbiamo con questo applica? La possibilità di fare altre modifiche. Possiamo, sì, creare dei, che so, dov'è? Scusate. Lo vogliamo grigliato o quant'altro, o vogliamo cambiargli la simbologia, fare altre caratteristiche, queste dopo lo useremo dopo, vi faccio vedere un'altra cosa. Possiamo modificarlo. A me per il momento va bene così, ok. Lo stesso discorso lo facciamo per la mappa di Vicenza. Allora, doppio clic, riempimento semplice, togliamo il pieno, mettiamo il vuoto, non lo voglio. Nero ma rosso. Ecco, anche qua non so se vi ricordate in GIMP come grafica, avete la vostra palette colori magari preferita. Qua potete aggiungere i colori, non so, vediamo un po' il marrone, dunque il marrone lo aggiungo e me lo sposto magari in una posizione che mi è più congeniale. Io voglio farlo in rosso, dico ok, lascio un 0,5. Vediamo se va bene, vediamo se riesco a vedere. Eccolo qua. Zoomiamo. No, non si può. Faccio applica. Va bene, dai, lo lascio così e dico ok. Abbiamo una mappa un po' di base. Cosa possiamo farci? Così com'è, non tanto. Possiamo, se vogliamo, visualizzarla, vedere com'è. Vedete, sotto c'avete una mappa di base di OpenStreetMap. Potete trovare un sacco di dati utili. Ok, c'è un po' di tutto, trovate le fontanelle, i bar, trovate di tutto su OpenStreetMap, c'è di tutto e di più. Allora, cosa voglio fare? No, facciamo una cosa di questo tipo che così poi vi faccio vedere dall'altra parte. A questo punto vogliamo creare la nostra mappa che dobbiamo passare a quell'ufficio, al collega, all'amico, o anche solo stamparla perché ho fatto una cosa un po' particolare e voglio fare un quadro da attaccare in camera. Allora, un potente strumento è il gestore dei layout. Gestore dei layout, appunto, qui creo il mio foglio. Il mio foglio, come lo voglio? Per il momento, me ne creo uno. Se ho dei modelli, come dicevo prima, salvati, posso caricarli, che sono quelli già prestabiliti e pronti, con magari il titolo e varie caratteristiche. Lo creo e lo chiamo, adesso mi dirà che ce l'ho già, vabbè, A3, perché voglio fare una mappa su un foglio A3, posso chiamarlo anche Mario, non è solo perché poi mi ricorda che quando io chiamo il foglio, il modello A3 ha quelle determinate caratteristiche. L'ho chiamato A3, ma chi mi dice che questo foglio sia un A3? Non me lo dice nessuno e lui mi mette un foglio così. Per farlo, vedete proprietà dell'oggetto, l'oggetto è un foglio. Se faccio destro mouse mi dice proprietà della pagina, cioè quella che ho creato, e mi dice che è una 4. Allora io vado a cambiargli le caratteristiche. Io voglio una 3, lo voglio, mi va bene orizzontale, quelle sono le dimensioni, e a posto, e ho creato il mio foglio A3. Adesso devo aggiungere la mappa. Per aggiungere la mappa, allora aggiungi oggetto e fai aggiungi mappa. Possiamo aggiungere immagini, etichette, delle leggende, la leggenda che fa riferimento alla vostra mappa principale del GIS. Andiamo qua. Ad esempio avremo questa leggenda, avremo Vicenza, Comuni 01, eccetera, Veneto. Io voglio aggiungere una mappa, posso farlo tramite l'icona o tramite il menu a tendina. Usiamo l'icona e le faccio un rettangolo, i rettangoli sono agganciabili, hanno i grip, e lo faccio su tutto il foglio. Ed ecco che mi trovo quello che ho visualizzato nell'altra mappa. Allora devo scalarlo. Allora qui vedete le caratteristiche dell'oggetto. Allora abbiamo detto che prima questo è un oggetto tipo foglio, questo invece è l'oggetto mappa che noi abbiamo messo. Un altro oggetto che potrebbe essere tipo un'immagine che mettete, potrebbe essere un testo, è tutto ad oggetti. Quello che mettete sono poi un oggetto diverso dall'altro che si svilupperà su un menu a tendina in base a poi come lo posizionate. La scala è un po' piccolina, insomma, cioè grande. Per cui o vado, come si dice, a scalare qua dentro, oppure cosa posso fare? Destro mouse in Veneto, zoom al layer, torno sulla mia mappa e gli dico, scendo giù, vedete questo menu a tendina, scendo giù e gli dico, imposta l'estensione della mappa.
Se io faccio così, ecco che lui, quello che c'è di là, me lo porta alla stessa scala. Non è ancora preciso come lo vorrei perché posso zoomare ancora un po'. Qui vedo che 1 a 1.400.000 e passa. Proviamo con 1 a 1.000.000. Proviamo 1. Va bene, se non voglio andare per numeri, posso anche fare tramite l'icona sposta contenuto dell'elemento. In questo caso cosa faccio? Entro nell'oggetto e posso spostarlo, zoomarlo, ok? Allora, 750.000 abbiamo detto che erano un po' troppi, qua ci potrebbe stare. Ecco, non è una scala usuale, però in questo caso teniamola anche così. Ecco, ricordatevi che quando entrate nell'oggetto, ricordatevi di uscire. Per cui sposto, selezioniamo di nuovo il sposto oggetto, usciamo dall'interno della mappa. Se adesso lo rifate, spostate proprio l'oggetto, vedete, non siete più dentro. A volte si sfalsa la scala perché ci dimentichiamo che siamo all'interno della mappa. Fatto questo, cos'altro può mancare? Allora possono mancare i meridiani paralleli di riferimento. Andiamo a mettere un reticolato, una griglia. Allora, vediamo un po'. Selezioniamo l'oggetto, la mappa 1, scendiamo dal menu, scusate, proprietà oggetto, scendiamo nel menu e andiamo sui reticoli. Aggiungiamo un reticolo. Che tipo di reticolo vogliamo? Allora, cambiamo sistema di riferimento, vediamo un po', VGS84, ok. Metà di mappa. 1, voilà, 1, 1, ok. Abbiamo creato un grigliato. Questo grigliato però manca di alcuni dati come la posizione, no scusate, questo reticolo, delle coordinate. Allora, inserisco le coordinate, come vedete siamo a 46 gradi nord. Facciamo in modo di avere i dati all'interno della mappa e qui troviamo. Dunque, il formato di dato, io vorrei gradi, minuti e secondi, la posizione, allora mostra tutto, o mostra solo la latitudine, longitudine, lo disabilitiamo, non lo voglio verticale, crescente, ok? Però lo voglio in cornice interna, all'interno della cornice. Lo stesso discorso lo faccio per quello di destra, cornice di destra, cornice interna, verticale, crescente. Vediamo un po', sì, perfetto. In alto, cornice interna, lo lasciamo orizzontale, in basso, interna, lo lasciamo orizzontale. Possiamo cambiare il carattere, le dimensioni, quant'altro. La distanza dal bordo, voglio aumentarla un po', voglio staccarmi un po' dal bordo in modo da vederlo bene. Ok. La precisione scendo a 2, vediamo un po'. Anche uno forse. E qua abbiamo posizionato le nostre coordinate di riferimento. Un'altra cosa che possiamo fare, che può essere anche che se può piacere, dunque abbiamo detto il reticolo, modifica, possiamo mettere una cornice. La cornice a zebra, non so se questa ve la ricordate, se l'avete vista in varie mappe, può essere utile per capire le distanze o i vari quadranti, insomma. Adesso però io voglio fare la mappa di Vicenza che si trova, cioè voglio aggiungere la mappa di Vicenza di riferimento come della panoramica, cioè dello specifico della panoramica del Veneto, voglio estrarre la mappa di Vicenza. Aggiungo un'altra mappa, aggiungo la mappa ed ecco che sono qua, sono sempre all'interno e la vedo tutta, torniamo nella pagina principale di QGIS, vedo tutta come lo vedevo qua, io voglio però che mi si visualizzi solo Vicenza, zoom in maniera veloce qui, oppure destro mouse, zoom al layer, torno su QGIS, cosa faccio? Sono in questo oggetto e a questo oggetto gli dico imposta l'estensione della mappa. Ok, me lo imposta così, però la scala diciamo non è proprio, posso zoomare un po' di più. Faccio lo stesso discorso di prima o entro nella mappa e lo zoomo. Mi fa un 160.000, possiamo provare con un 150.000.
e magari aumentiamo un po' le dimensioni. Esco dall'interno della mappa, se no non riesco a variare le dimensioni dell'oggetto. Cambio le dimensioni dell'oggetto, va bene che ci sta anche, però ecco, dopo li ripristiniamo perché zooma insieme all'oggetto. E infatti mi ha cambiato la scala, no? Faccio sempre 150.000 ed ecco che ci sta dentro. Così. La stessa cosa per le dimensioni, avrei potuto cambiare le dimensioni anche qua dell'oggetto. Basta così, spostiamo la mappa magari un po' più in qua. Adesso però non si vede bene il Veneto, eccetera. Cosa faccio? Seleziono l'altra mappa, vado all'interno, sposto il Veneto un po' più in qua, che tanto ci sta. Vediamo un po' di tornare fuori. La mia mappa però non si vede bene, non si distingue da quella sottostante. Cosa faccio? Vado a mettere una cornice che posso ingrandirla un po', ecco che si veda bene, che si stacchi dalla mappa principale. A questo punto però, cioè uno sì, Vicenza si vede, però non si capisce bene che è lì. Cosa posso fare? Posso fare una panoramica. Allora, sempre dal menu dell'oggetto, delle varie caratteristiche che noi possiamo modificare, panoramica, aggiungo una panoramica e lui mi chiede che cornice della mappa, voglio la cornice della mappa 2, cioè aggiungi lì la cornice della mappa 2. Quello che vedo nella mappa 1, cioè quello che c'è nella cornice 2, fa un riquadro che mi specifica da dove è stato tagliato questo particolare, insomma, dal centro appunto della mappa 1. In questo caso possiamo chiamarla anche, possiamo anche rinominarli, ad esempio, proprietà dell'elemento, vediamo, ok, rinomina, vediamo, scriviamo Veneto. La mappa 2, scriviamo Vicenza. Sì, queste sono cose un po' che è solo come dire, da provare, insomma, posso anche lasciarle così, dipende sempre da cosa voglio ottenere, insomma. Abbiamo fatto questo, cosa manca per essere una mappa un po' completa? Capire dov'è il nord, generalmente il nord in una mappa è sempre punta verso l'alto, però noi per essere corretti glielo aggiungiamo. Aggiungiamo un oggetto. Allora, aggiungiamo, scusate, un'immagine. Allora, nel menu a tendina aggiungi oggetto oppure tramite l'icona aggiungiamo un oggetto. Questo oggetto mi dice, ok, aggiungo un'immagine, ma non sa da dove, che cosa io voglio aggiungere, può essere una foto o quant'altro. O vado dentro alle mie cartelle, prendo una foto, oppure vado a selezionare nella cartella di ricerca degli SVG già presenti nel programma che mi possono essere utili quando, appunto, se li vedete, voglio specificare che so dov'è un albergo, dove è un riparo, che so io dov'è la polizia, dove è un posto dove mangiare e quant'altro. Io voglio aggiungere il nord, a me piace un sacco questo, che però non si vede bene, posso modificarlo. Allora, sempre dal menu, allora, colore riempimento, lo voglio nero. Ok, vediamo un po' se c'è. Non c'è. Lo voglio nero, ok, ecco fatto. Dopo torno indietro, vorrei che fosse un po' più fino perché così non mi piace. Vediamo un po' se spessore tratto è diminuito. No, mi sa che è della cornice. Ok, va bene, lasciamo così. E anche le dimensioni vorrei diminuirle un po'. Posizione e dimensione dell'oggetto, ricordiamoci sempre, è un 49, faccio un 30 per 30, ok, scalato, perfetto, ecco, così è già più carino, insomma. Come potete vedere, ci sono delle guide di ancoraggio, se abbiamo bisogno di mettere in linea degli oggetti, tac, è molto comodo anche questa cosa. Adesso mancherebbe anche una scala, un fattore di scala, lo possiamo trovare qui. Aggiungiamo una scala, lo facciamo, ecco qua, mettiamola qua sotto, la mettiamo in linea con il resto degli oggetti. Non mi piace così, voglio cambiarla. Allora, questa è la proprietà dell'oggetto scala.
Allora gli dico che voglio una scala, vediamo un po', un riquadro doppio. Vorrei, ma mi piace anche così, però vedete se io aggiungo degli oggetti, ad esempio moltiplica l'etichetta, vedete che qua, vediamo, zoom qua, mi cambia, ok, la scala. Le unità di mappa, larghezza fissa 25, se io faccio 50 questa si allunga. Ok? Perché gli dico che a destra voglio due unità, a destra dello zero voglio due unità, cioè due pezzi che mi specifichino la mia scala di unità 50, che sono i chilometri, cioè un pezzo è da 50, un altro pezzo è 50, 100. È un po' esagerata, per cui lo lascio a 25 come prima, gli dico due, così so io che quella misura di quel tratto che si disegna sono 50 km nella cartina. Posso anche fare una scala, vediamo un po', riquadro doppio numerica. Ecco che è 1 a 100, 1.050.000, che era la scala che avevamo messo prima. Okay? Poi qua potrei aggiungere un'altra scala in riferimento. Vedete che sopra c'è scritto mappa qui? Se io mettevo Vicenza, mi cambia la scala 1 a 150.000. Ok, lascio la mappa del Veneto e eventualmente posso mettere un'altra mappa sull'altra cartina, un'altra scala, scusate, sull'altra cartina. Vabbè, non mi piace numerico, lo riporto al doppio quadro, lo lascio così. Cosa potrei fare? Potrei fargli uno sfondo, ok? Però non è bello da vedere, la stessa cosa posso fare anche per il nord e altre caratteristiche sempre degli oggetti. Tolgo questo, andiamo a fare anche un'altra cosa. Adesso andiamo a fare un'altra cosa. Prima però vorrei vedere la mappa, come mai zoom, continuo a zoomare. Anche qua abbiamo i tool per zoom completo. Ecco che ritorno a visualizzare la mia mappa. Lo zoom più, zoom meno o l'aggiorna la vista. Aggiorna la vista nel caso in cui. Questo facciamo un esempio di aggiorna la vista. Tolgo OSM, voglio solo visualizzare così. La mia mappa rimane in questa visualizzazione, faccio aggiorna ed ecco che scompare anche nella mia cartina. Torniamo allora nella pagina principale, nella mappa principale, rimettiamo OpenStreetMap. Andiamo a zoomare sul layer del Veneto, destro mouse, zoom sul layer e visualizziamo tutta la mappa. Come vedevamo nel layout, a me non piace vedere quella parte sotto di mappa che non mi permette magari di concentrarmi sul mio progetto che è contenere il Veneto, visualizzare Vicenza, perché è quello che voglio, no? Cosa posso fare sulle proprietà dell'oggetto Veneto? Proprietà. Ci sono altre opzioni come avevamo visto il categorizzato o magari il graduato, vedevate l'Italia, potete dargli dei parametri su una colorazione diversa, su una gradazione diversa di colore che può essere, che può dipendere, che so, dalla dimensione della superficie della regione, allora da più rossa, meno rossa in base a che è più grande e più piccolo, oppure alla quantità di abitanti di una regione, più o meno in gradazione magari di colore rosso, i più rossi c'è un maggior numero di abitanti, e meno. Cioè, queste sono piccole cose che si possono fare con GIS per poi sviluppare tantissimi altri progetti. Una caratteristica è il poligono inverti. Poligono inverti mi permette, torno su riempimenti semplice, gli dico di riempirmi il mio Veneto, riempimelo di nuovo, però gli dico poligono inverti. Invertimi il pieno del poligono, fallo vuoto e il pieno lasciamelo fuori. Non lo voglio nero, cioè il colore di riempimento qui orrendo, ma lo voglio bianco. Gli dico ok, gli faccio applica ed ecco che ho isolato in maniera veloce. Questo è solo piccoli trucchetti. Diciamo per fare dei lavoretti magari veloci, insomma, ecco, è solo una questione di abitudine, di sapere dove sono i tool, perché è veramente enorme. Io vi sto mostrando solo una cosa, proprio una delle cose più semplici che si possono fare. Torno nella mia mappa e faccio l'aggiorna, ok, ed ecco che mi trovo. Scusate, rientro dentro perché lo sposto un po' più in qua perché mi tocca dall'altra parte, esco fuori, prendo l'altro oggetto, lo sposto un po' più in là,
Ok, così non si toccano, che è anche più carino da vedere. Anche la mia scala la metto. Ecco, in questo caso adesso la scala cosa posso fare? Se sono un po' furbetto, adesso sì che gli metto lo sfondo, perché non va a contrastarmi tanto con la mappa di base che avevo prima. Metto lo sfondo, mi va bene bianco, mi vanno via i tratteggi qui, ma è giusto anche che sia così e non importa. Il nord lo lasciamo pure così e in pratica il grosso è fatto. Vogliamo definirlo un po' di più. Allora, vediamo se mi ricordo se c'è qualcosa che volevo dirvi sulla mappa. Anzi, quando io faccio una mappa, ad esempio, io ho più mappe, ho più oggetti all'interno del mio layout, a volte potrei rischiare di andare a manipolare la mappa principale di QGIS e fare un aggiornamento. E qua mi va tutto a quel paese, insomma. Cosa posso fare? Seleziono l'oggetto e gli posso dire che mi blocchi i layer. E mi blocchi gli stili per i layer, perché io posso bloccare il layer, ma se io vado a cambiare uno stile su quel layer, magari nella pagina principale, vedete, io non posso più, vediamo un po', sì, ho bloccato tutto. Se io adesso proviamo, facciamo una prova, torno nella mappa principale, cambiamo aspetto, vediamo, proviamo di nuovo così. Togliamo il riempimento multiplo, mettiamo simbolo, applica, singolo, ok. Torniamo di là e faccio l'aggiorna. Ecco, su Vicenza me l'ha cambiata. Mentre nella mappa in cui ho bloccato i layer non mi ha cambiato niente, è rimasto così. Se io ho più mappe, sto lavorando su un'altra, faccio delle modifiche che voglio vadano solo magari nella mappa con scala diversa, blocco una e di là faccio le modifiche. Ne creo un'altra per determinate, cambio le caratteristiche di là e nel mio layout aggiungo oggetti creando anche delle caratteristiche diverse, mantenendo quelli di base senza dover impazzire e trovare la soluzione per determinate problematiche. Torniamo di là, risistemiamo questa cosa con i poligoni inversi, applica, ok, torniamo alla mappa di layout, aggiorniamo, ecco qua, la stessa cosa posso bloccare Vicenza, eccetera. A questo punto possiamo inserire, tra le varie cose che possiamo aggiungere, un file, un testo. Allora, a questo punto si apre una proprietà oggetto testo, qui scriveremo mappa di Vicenza. La mappa di Vicenza possiamo cambiarne le caratteristiche del testo. Allora, un Ubuntu come stile va bene, un Bolt anche, aumentiamo le dimensioni, andiamo anche a 48, vediamo, ok, vediamo 36, ok, mappa di Vicenza. Poi cos'altro possiamo aggiungere? Vediamo se lo trovo, spero di sì. Il contributo della mappa di sfondo che è appunto quella di OpenStreetMap. Magari salviamo, no? Ecco, allora, giustamente, un'altra cosa adesso che mi è venuta in mente guardando, abbiamo creato la nostra mappa, eccetera, possiamo fare varie lezioni. Cosa facciamo? Possiamo esportarla, ecco qua l'icona, o stamparla, possiamo creare un'immagine, tipo cos'è JPEG, quello che è, che roba è. Vediamo PNG, JPEG, eccetera, o anche in PDF. Alcuni server UMS, ecco qua mi indica. Allora, i UMS sono dei server che contengono delle mappe. Voi tramite QGIS potete fare il collegamento a quelle mappe, come nel caso adesso di OpenStreetMap, a quelle mappe e visualizzarle come sfondi, insomma, è quello che potete trovare nel geoportale cartografico della Regione Veneto, del portale cartografico nazionale. Li mettete come sfondi, insomma. Gli dico chiudi e lo salvo a 3. Possiamo scrivere Vicenza Map e salva. Ecco, quando succede questo, non vi preoccupate, è normale, ha bisogno di tempo per salvare tutti i dati. Vado nella, non mi ricordo niente, in documenti, ok, GIS, progetti e Vicenza mappa, ok. Ecco qua, questo è un po', adesso i colori, lo zoom, eccetera, anche queste cose le possiamo, si possono, vedete, insomma, il dettaglio
cioè non è da poco, questa è sull'immagine, però è un PDF, per cui, ok. Questo è un po' quello che volevamo ottenere. Infatti la mappa la stampiamo, ecco. Si può provare, facciamo una prova, diciamo, siamo qua apposta. Allora, di là abbiamo bloccato. Adesso cosa facciamo? Prendere le proprietà di questa mappa, togliere queste, rimettere il simbolo semplice, dare l'ok, togliere anche il pieno da questo stile, vediamo proprietà, riempimento, pieno, vuoto, applica, ok. Dare sufficienza, fare la stessa cosa con le proprietà e invertire la simbologia, eccetera, eccetera. Andiamo su riempimento semplice, non mettiamo il vuoto, ma mettiamo il pieno, il colore di riempimento è questa cosa qui, gialla, ok, diamo l'applica, va bene, vediamo solo Vicenza, torniamo alla mappa, della cartina e facciamo aggiorna. Panoramica, Vicenza, cornice, mappa Vicenza, stile cornice, forse con questi effetti si potrebbe, scherma, addizione, addizione, vedete? Allora, mi fa cose, un po' si vede, però potrei anche provare a cambiare la. Vediamo così, ok. Torniamo indietro, lo vedo qui, me la vedo qua, faccio così e vado a, dai, proprietà oggetto, a togliere la cornice. È già anche più simpatico, insomma, ecco, da questo, diciamo, da questo a oltre, ecco, come anche la visualizzazione 3D, qualsiasi altra cosa, come premeva farvi vedere un po', sono molti, capisco, sono molti i comandi che abbiamo visualizzato e, per fare una cosa semplice, è solo questione poi di pratica, come tutti i programmi. Andiamo a vedere se l'ho salvato. Se voi vedete, salva con nome, qui file QGZ, io lo voglio salvare in QGIS, ok? Allora, ok, salva. Sì, ecco, adesso forse è il caso delle citazioni. Dunque, questo un po', questo progettino qua, questo lavoretto deriva da esercitazioni di QGIS, suggerimenti, questo sito, QGIS tutorial, tutorials.com, potete trovare vari esempi da utilizzare per fare pratiche, insomma. Sono esempi semplici, alcuni più complessi, però ecco che può essere molto utile, per cui mi sembra giusto anche citare questa fonte da cui ho trovato spunto per fare l'esempio su Vicenza. Come si, ecco, sui sistemi di riferimento. È un sito ben curato, che c'è anche un podcast, mi sembra, su Spreaker, c'è una specie di radio, potete ascoltare varie interviste, 3DMetrica, in cui vi consiglio di andare, se uno è interessato, andare a vedere i concetti di proiezioni, codici EPSG e tutto quello che riguarda la proiezione cartografica, la georeferenziazione, ecco, tutte quelle tematiche. Altro sito, vediamo un po', beh, quello del Portale Cartografico Nazionale. Da di qua io ho scaricato i dati, l'ultima volta me li hanno spediti, faccio la richiesta e me li hanno spediti via mail. Mi sembra che abbia scaricato l'idrografia, forse il file sull'idrografia, se non mi sbaglio. Non ho provato a guardare come si scaricano, ad esempio, che potrebbe essere utile invece di avere i dati disponibili, tipo le carte tecniche, le CTR, le carte tecniche regionali, che sono libere, almeno il Veneto è liberato, eccetera. E una volta c'era un portale molto più semplice, adesso secondo me l'hanno complicato, l'hanno un po' complicato, no? Forse perché non abbiamo voglia di star lì a leggere, io ho letto un po', poi mi sono stancato, devo far veloce. Se vi interessa OpenStreetMap, possiamo estrarre i dati da OpenStreetMap con vari stratagemmi. Qualcun altro, se può essere utile, che è da citare, su YouTube, PJ Hooker, mi sembra giusto citarli perché
dovrebbe essere Fiandaca, scusa, perché lui ha fatto un sacco di contributi spiegati bene, dei bei video e semplici, di video per cui ne potete trovare un sacco e molto, molto interessanti, insomma. Direi basta. Grazie a voi. Grazie a tutti.